è una preghiera, una domanda, una testimonianza che è per la pace. Sappiamo che ne ha bisogno il nostro mondo e quindi la vogliamo testimoniare. Abbiamo speranza, crediamo nella pace. Questo è il messaggio scritto su uno striscione sorretto da giovani scout che ha aperto il corteo. Oltre 700 le persone in marcia unite per la pace. Gli operai della pace si riuniscono di tutte le fedi, di tutte le opinioni per incontrarsi e accompagnare questo pensiero di pace da Piazza San Jacopo in silenzio con le luci bianche verso il Duomo di Arezzo. Nel giorno della memoria, la rete aretina Pace e Disarmo ha organizzato la Marcia per la Pace, che ha visto la partecipazione di cittadini di ogni età, di rappresentanti delle istituzioni pubbliche, di esponenti della società civile e delle associazioni del territorio. Noi pensiamo che credere nella pace dà speranza, perché significa che pensiamo che anche il nostro piccolo impegno, il nostro piccolo contributo può essere importante. Una camminata per le vie del centro storico sino alla cattedrale per lanciare un comune messaggio contro ogni forma di guerra e violenza. La pace non si mette in discussione, perché quello che lascia la guerra è una devastazione, una sofferenza che non possiamo permetterci, soprattutto dei più deboli, e noi siamo alla parte dei più deboli.